La chiesa evangelica valdese si sviluppa agli inizi del 1200 attorno alla figura di Valdo di Lione, un mercante francese che decise, al termine di una profonda crisi spirituale, di abbandonare tutte le ricchezze e abbracciare uno stile di vita votato alla povertà. Dopo aver fatto tradurre alcuni passi della Bibbia in lingua volgare, iniziò a predicare pubblicamente, esortando il popolo a vivere una fede più autentica. A seguito di ripetuti richiami da parte delle autorità della Chiesa Cattolica, Valdo e i suoi seguaci furono espulsi da Lione e infine scomunicati. Il movimento valdese, considerato eretico dalla Chiesa Cattolica, sopravvisse nel corso dei secoli successivi a repressioni e persecuzioni, riuscendo al contempo a estendersi in molte zone d'Europa, come la Provenza, la Calabria, la Germania meridionale e alcune vallate delle Alpi Cozie. La predicazione, portata avanti dal movimento, era incentrata su due aspetti del messaggio cristiano: la fedeltà al Vangelo e la povertà della Chiesa. Nel 1517, in Germania, prese il via ad opera di Martin Lutero la Riforma protestante, di cui nel 2017 ricorrono i 500 anni. Nel 1532, durante l'assemblea di Chamforin, in Val d'Angrogna, i valdesi decisero non solo di aderire al protestantesimo, ma anche di finanziare la pubblicazione di una nuova traduzione della Bibbia in lingua francese. Ben presto, la Chiesa di Roma diede il via ad un'azione repressiva per sradicare i valdesi dalla penisola. Le comunità in Calabria e Puglia furono sterminate nel giugno del 1561. In Piemonte, invece, i valdesi riuscirono a resistere fino alla seconda metà del 1600. Dopo le stragi del 1655, passata alla storia con il nome di Pasque Piemontesi e la sconfitta patita nel 1686, i valdesi che da secoli risiedevano nelle Alpi Cozie furono costretti nel corso dell'anno successivo ad abbiurare o all'esilio in Svizzera. Dopo appena due anni, nel 1689, i valdesi riuscirono a ritornare nelle loro valli con una marcia attraverso le Alpi conosciuta come Glorioso Rimpatrio. Per i 150 anni successivi, i valdesi vissero confinati per volere dei Savoia in una sorta di ghetto alpino che li limitava negli spostamenti e nelle libertà. Il 17 febbraio 1848, infine, il re di Sardegna Carlo Alberto concesse ai valdesi, attraverso l'emanazione delle lettere patenti, i diritti civili e politici. Oggi la Chiesa Evangelica Valdese conta circa 45.000 membri, presenti in Italia e Sud America, e dal 1975 è unita alla Chiesa Metodista Italiana con il Patto di Integrazione. L'Unione delle Chiese Metodiste Valdesi si riunisce ogni anno durante il Sinodo, un'assemblea generale che esprime l'unità di tutte le chiese e che si svolge l'ultima settimana di agosto a Torre Pellice, nelle Valli Valdesi. Il sinodo si apre con un culto durante il quale i futuri ministri di culto, chiamati pastori e pastore, vengono consacrati, prosegue con i lavori dell'assemblea durante la settimana e si conclude con le nomine delle commissioni e dei responsabili degli organi amministrativi che guideranno la Chiesa l'anno successivo.